Ah, benissimo, benissimo, signori, buongiorno. Vi sto presentando Italian. Italian, una nuova avventura promossa dall'Istituto Tutela Produttori Italiani. Canale live mondiale. Dopo la certificazione abbiamo questo canale. Una vera opportunità per il sistema produttivo. Dall'inizio, il problema. Incontrare i clienti e trovare nuova clientela. Problema decennale ormai. Non parlo di prodotto, non parlo di competitors, grandi firme, cinesi, no, parlo di distribuzione del prodotto. E ci siamo detti, come si fa? Perché noi il problema ce l'abbiamo da anni. Fino a 20 anni fa avevamo i rappresentanti, dopo i rappresentanti sono entrati in campo le grandi distribuzioni, dopo le grandi distribuzioni c'erano il 10% era un costo, si è andati in fiera e quindi abbiamo detto andiamo a distribuire in fiera, lì troviamo nuovi clienti e lì ci incontriamo con i vecchi clienti. Questo è stato lo schema fino a quando? Fino a 10 anni fa. Però da 10 anni a questa parte non abbiamo pensato a qualcosa che andasse oltre, perché 10 anni fa perdevamo volume d'affari, poi perdevamo i clienti, poi perdevamo mercato e nonostante questo abbiamo insistito a spendere 30.000 euro, budget di 500.000 euro all'anno, per incontrare i nostri clienti, i nostri invitati a venire in fiera e sperare di trovare nuova clientela, ma abbiamo capito subito che la nuova clientela, l'abbiamo capito negli ultimi anni ancora di più, perché in America mandavano compratori, ne mandavano 10, tempi non sospetti, negli ultimi anni mandava un compratore, aveva gli appuntamenti e correva a casa. Quindi il problema di trovare, incontrare i clienti o nuovi clienti è diventato incredibile. Viene la pandemia, è chiuso le fiere, impossibile incontrarsi. A che è venuto subito in mente a tutti, ma andiamo sullo streaming per incontrare nuova clientela, cosa che abbiamo tentato di attappare i buchi, ma non si attappano i buchi così, perché il problema è ampliato, cioè si sono ridotte le possibilità di incontrare nuova clientela, si sono ridotte le possibilità di incontrare i clienti, gli stessi continuano a ridursi. E allora abbiamo detto, bene, cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Non possiamo stare supinamente ad aspettare quale risultato? Quello di chiudere tutti? No. Guardiamo al futuro allora. Se deve essere in streaming, benissimo, facciamo quello che le grandi firme hanno fatto già 20 anni fa. Cioè dire, incontriamo sì i clienti, ma se serve possiamo anche vederli. Non è escluso, anzi, potrà anche servire. Ma prepariamo i mercati. E come lo facciamo oggi? Bene, signori, noi abbiamo progettato un salto nel futuro. Tutto in streaming. Che vuol dire streaming però? Tutto in live, che vuol dire? Vuol dire che io impresa cambio la strategia. Non devo pensare di dare 30.000 euro a qualsiasi fiera del mondo perché mi faccia incontrare con il mio cliente. Io strutturo il mio showroom con un centesimo della spesa della fiera e nel mio showroom ci metto sistemi informatici adeguati, moderni, che mi consentono di incontrare il cliente come se mi vedesse. Lì ci tocchiamo, io con lui ci tocchiamo con mano. Gli faccio vedere un prodotto, lo vede perfettamente. Va bene? Non solo, ma il mio showroom è bellissimo. Luci, arredo, prodotto. Bellissimi. Non solo. Non prendo più l'interprete occasionale che non conosce la mia azienda, non conosce il mio prodotto, ma qui all'interno dell'azienda la strutturo per avere le figure professionali che possono interloquire perfettamente con il sistema mondiale. E dal mio showroom io parlo con il mondo della distribuzione. Questo è Italian Life, un sistema di comunicazione, un canale con il quale io mi posso collegare con tutta la distribuzione del mondo, dall'americano al russo, all'asiatico, all'arabo. Mi collego con chiunque, chiedo un appuntamento io, ma anche loro mi possono chiedere un appuntamento.
io ho la mia agenda, entrano nel mio canale, nel canale mondiale, nel canale italiano, Italian, entrano nel canale e vedono la vetrina delle imprese italiane. Io ho la mia vetrina, se la mia vetrina è interessante, accattivante e lui capisce che con me può fare business, come in fiera, mi bussa alla porta, si apre, vede se io sono occupato, sono libero, se sono libero apro la porta e ci incontriamo e cominciamo a fare quelle condizioni preliminari che servono sempre, che io non devo andare a fare in fiera a spendere 30.000 euro per 30.000 euro per cosa? Per conoscere il cliente? Per rappresentare il mio prodotto? Per fargli capire che questo è un business? Per incuriosirlo? Per far capire che io ho un prodotto eccellente, esclusivo, particolare, con il quale può farci business? Ecco, io lo faccio in live questo. Una volta che il cliente è convinto che può fare business con me, perfetto, gli facciamo avere il prodotto, o lo invitiamo in azienda o andiamo a trovarlo direttamente. Risparmiamo tantissimi soldi e li destiniamo a migliorare la struttura organizzativa dell'azienda, avendo la possibilità 365 giorni all'anno per incontrarlo. Italian, nell'arco di poco tempo, stiamo parlando di un altro anno, dovrà arrivare al regime di oltre 2.000 imprese di tutti i distretti produttivi italiani, con la possibilità di incontrare oltre 30.000 distributori, 30.000 buyer. Questo avverrà attraverso il fatto anche che stiamo studiando di avere abbastanza sufficienti risorse per promuovere questo sistema in tutta la distribuzione. E sicuramente sarà un successo. Chiaramente le aziende dovranno dare il loro contributo, perché la distribuzione la conoscono meglio loro che noi e insieme faremo squadra per poter riconquistare il mondo che ci aspetta diritto. A chi produce interamente in Italia gli aspetta diritto di vendere il prodotto italiano e di venderlo nel mondo, e questo dovrà essere, lo sarà, con Italia. Grazie.